Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. È entrato in vigore l'ultimo decreto Draghi, tramite cui si regolano le riaperture nelle prossime settimane. Il coprifuoco sarà gradualmente abolito e l'Abruzzo si avvicina alla zona bianca. Il servizio. Il coprifuoco sarà gradualmente abolito. E questa è la principale novità dell'ultimo decreto Draghi, firmato dal capo di Stato Mattarella e in vigore da oggi. L'orario obbligatorio di rientro a casa da questa sera è alle 23 e slitterà a mezzanotte a partire dal 7 di giugno. Dal 21 del prossimo mese, invece, il coprifuoco sparirà del tutto. Il proseguimento della campagna vaccinale sta rallentando l'avanzata del virus e di conseguenza il governo ha deciso di iniziare a sfoltire le regole. Dal 1° giugno si potrà pranzare e cenare anche all'interno dei ristoranti, purché si rispetti il limite di 4 persone per tavolo, a meno che non si tratti di nuclei familiari. Dal 15 giugno ripartiranno i banchetti dopo le cerimonie, quali matrimoni, comunioni, cresime, purché gli invitati siano già guariti dal Covid, abbiano effettuato un test entro 48 ore prima della festa, oppure abbiano il Green Pass, ovvero la certificazione di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Fino alla medesima data, inoltre, rimane la limitazione di una sola visita al giorno verso un'abitazione privata, in massimo 4 persone, oltre coloro lì residenti. Dal 24 maggio riapriranno le palestre e dal 1 luglio si potrà tornare a frequentare anche le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. Torna anche il pubblico negli stadi e nei palazzetti sportivi, purché all'aperto, a partire dal 1 giugno, mentre dal mese successivo ci si potrà sedere sugli spalti anche al chiuso. Da questo fine settimana, inoltre, i centri commerciali rimarranno aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Rimarrà comunque l'obbligo per tutti di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, e di evitare assembramenti. E se il trend dei dati epidemiologici dovesse restare favorevole, 6 regioni saranno presto in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna dal 1 giugno e dal 7 anche l'Abruzzo, insieme a Veneto e Liguria. Nelle zone bianche spariranno tutte le regole, coprifuoco compreso, fatta eccezione per quelle che riguardano l'uso delle mascherine e il mantenimento del distanziamento sociale. E a questo proposito c'è ottimismo nelle previsioni del governatore Marco Marsilio, che annuncia come l'Abruzzo presto diventerà zona bianca. E inoltre, secondo le intenzioni della Giunta regionale, per i turisti che soggiorneranno nella nostra regione sarà possibile vaccinarsi. Tania Bonici Castelli. L'Abruzzo presto in zona bianca e senza limiti di coprifuoco serale. Vaccini a volontà anche per i turisti che soggiorneranno nella nostra regione. Lo annuncia con ottimismo il governatore Marco Marsilio, intervenuto a Teramo alla presentazione del nuovo centro universitario sportivo che sarà gestito dall'ASU Teramano. L'Abruzzo diventerà zona bianca se per 3 settimane consecutive registra questo indice. Quindi ad oggi abbiamo questi numeri, stiamo cominciando a registrare questi numeri su tutto il territorio regionale. Fino alla scorsa settimana la provincia di Pescara era l'unica che lo registrava, adesso si sta abbassando l'incidenza anche sugli altri, quindi siamo sulla buona strada. Il coprifuoco c'è un calendario di eliminazione che prescinde dalla zona bianca, però questo naturalmente è l'obiettivo, abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo grado di sicurezza e credo che i numeri e i fatti stanno dimostrando il buon lavoro fatto. Noi abbiamo già ricevuto 2 o 3 giorni fa quelle oltre 30.000 dosi richieste al generale Figliuolo. Quando è venuto qui si era preso l'impegno di fornirceli, ci ha messo qualche giorno. Alla fine sono arrivati e quindi noi stiamo andando avanti speditamente con il nostro piano di vaccinazioni. Per la vaccinazione dei turisti mi sembra di capire che ci sia da parte del generale, del commissario, un avviso contrario, anche se noi siamo pienamente disponibili a fare in modo che possano vaccinarsi, magari per i richiami, le persone che nel frattempo si sono trasferite in vacanza nel nostro territorio. Marsilio ha poi rilasciato un suo commento sulla spinosa vicenda giudiziaria che vede coinvolti alcuni consiglieri regionali e che agita la politica abruzzese. Si imbarazzano le persone che hanno qualcosa di cui vergognarsi, noi non abbiamo niente da nascondere, la Procura fa doverosamente le sue indagini, i suoi chiarimenti, io sono pressoché certo del fatto che quando saranno finite queste indagini la estraneità
degli esponenti della maggioranza sarà assolutamente acclarata. Un'altra cosa, e io spero anche di quelli dell'opposizione, perché non fa bene alla politica scoprire che qualcuno che ha rivestito incarichi importanti possa essere stato corrotto, diciamo, nella sua attività. Preferisco mantenere il confronto e anche la sfida sempre sul piano della lotta politica e non di quella giudiziaria. Anche il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, il dottor Paolo Fazzi, conferma il buon andamento dei dati sulla pandemia, invitando però comunque a comportamenti prudenti. Ascoltiamolo nel servizio di Paolo Renzetti. Dottor Fazzi, allora ci saranno le riaperture a breve, tra poco non ci sarà neanche più il coprifuoco, si va verso l'estate, numeri molto incoraggianti, però lei lo ha detto più volte, bisogna mantenere la guardia alta, non bisogna rilassarsi. Certo che sì, questa situazione ottima è figlia ovviamente del caldo, perché sappiamo che con il caldo il nostro sistema di immunità innato funziona meglio e quindi i virus circolano meno, è figlia delle vaccinazioni che si stanno facendo, è figlia anche qui nella zona nostra della provincia di Pescara delle restrizioni che si sono avute a febbraio. Cosa succederà? Se però noi non staremo attenti con le solite raccomandazioni, quindi distanziamento sociale, lavaggio mani e uso della mascherina, che potremmo anche evitare se si raggiunge un numero alto di vaccinati stando all'aperto, potremmo far circolare molto meno il virus. Il problema reale è che d'estate il virus circola ma non si vede, o meglio si vede meno. Per cui i danni poi si contano, come è successo l'anno scorso, a novembre, nell'autunno inoltrato. Per cui quest'anno dovrebbe comunque andare bene a prescindere, pur di fronte a comportamenti sciagurati che ovviamente non mi auguro da parte dei cittadini, perché ci sono i vaccini. Però anche un malato, anche un morto che noi vedremo e raccoglieremo come dato purtroppo a novembre, è una sconfitta per la società civile e per la sanità, quindi dovremmo veramente cercare di essere quest'anno ancora più attenti dell'anno scorso. Quando ci sono meno focolai, diciamo, i contatti, il tracciamento dei contatti ovviamente viene meno e quindi di conseguenza si fanno meno tamponi, ecco, ma meno male, sarà un modo tra virgolette per far riposare i miei preziosissimi collaboratori e anche un pochettino me stesso, perché ormai noi sono 16 mesi che stiamo sulla graticola, sempre sul pezzo, e oggettivamente siamo stanchi, quindi è giusto pure tra virgolette un po' riposarci. La bozza del nuovo piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese penalizza gli ospedali della Marsica, a dirlo il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, servizio di Luca Pulzoni. La bozza del nuovo piano ospedaliero regionale fa scattare nuovamente l'allarme sulla sanità marsicana. Il piano, discusso nella riunione di maggioranza in regione, prevederebbe un taglio dei posti letto nel presidio di Avezzano. A preoccupare il sindaco Di Pangrazio è soprattutto la soppressione del numero di posti letto nell'osservazione a breve del pronto soccorso. Due posti verrebbero tolti alla neonatologia, mentre il reparto ostetrico, sottolineano dal comune, registra circa 1000 parti l'anno. Il reparto di ortopedia verrebbe invece retrocesso ad unità operativa semplice dipartimentale. Preoccupano anche i tagli attesi a radiologia interventistica e alla stock unit. Nessun accenno alla neurochirurgia. Allarme lanciato anche dal Partito Democratico e dal presidente UNCEM e sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti sul possibile declassamento dei presidi ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina. Un piano che sembra penalizzare la Marsica, nonostante gli appelli lanciati durante la pandemia, che ha messo a nudo importanti criticità sul fronte sanitario. La bozza proposta è una bozza che penalizza l'ospedale di Avezzano, l'ospedale di Tagliacozzo e l'ospedale di Pescina. Questo chiaramente è inaccettabile. Abbiamo subito attivato un gruppo di medici, perché io lavoro sempre insieme alle persone più esperte, e abbiamo fatto una prima riunione giorni fa. Ieri pomeriggio invece ci siamo riuniti, io voglio lasciarli lavorare presso gli uffici del COC, proprio con un gruppo di lavoro
scelto proprio dai medici, che hanno praticamente evidenziato tutte le criticità che sono emerse, sono delle criticità abbastanza rilevanti che proporremo come modifica di questa bozza del piano. È chiaro che chiameremo direttamente anche i consiglieri regionali di riferimento, perché in questo momento devono essere uniti per la Marsica e per la sanità della Marsica. Non possiamo assolutamente permettere che altri territori godano o possano essere previste delle migliorie a scapito dei presidi ospedalieri marsicani. Penso che è una bozza fatta frettolosamente dall'agenzia regionale, la regione deve oggi metterci veramente le mani, e sentendo chiaramente le sollecitazioni che faremo noi come sindaci marsicani sulla base delle proposte che verranno rimesse dai nostri operatori sanitari. Lavorare insieme, lavorare con gli esperti significa fare il bene della nostra comunità. Voltiamo pagina, operazione Verità questa mattina del comune di Pescara su via Pantini in merito al paventato taglio di alberi. Il sindaco Masci assicura che ne saranno tagliati pochissimi e ripiantati nuovi 1000. Il futuro sarà quello di una strada che risolverà molti problemi di viabilità. Poi ci saranno 1000 alberi in più che noi pianteremo nella zona della Pineta. Ci sarà l'eliminazione dell'attuale strada che collega la tangenziale con le vie limitrofe, in modo da recuperare molto spazio per il parco, quindi certamente un miglioramento della viabilità. Poi, per quanto riguarda le piante, che il piano di assetto naturalistico che noi abbiamo trovato, perché il piano di assetto naturalistico è legge regionale e viene da molto lontano, viene dal 2009, per quanto riguarda quel piano e quelle piante che dovrebbero essere eliminate in base al piano, noi cercheremo di salvarle il più possibile. Alcune le ripianteremo, altre ovviamente dovremo sacrificarle, ma al posto di quelle poche piante che sacrificheremo ce ne saranno 1000 in più, perché l'equilibrio che gli altri avevano trovato con 170 piante, noi invece lo portiamo a 1000 piante, rilanciamo, perché Pescara ha bisogno di verde, ha bisogno di piante, e noi ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. Non so quanti ce ne sono di alberi secolari che saranno eliminati, e se saranno eliminati saranno veramente pochissimi, perché li andremo a controllare uno per uno, ma quegli alberi che si eliminano sono quelli che rientrano all'interno di una programmazione del PAN fatta dal 2009 al 2019, ed è stata questa programmazione studiata da ambientalisti che sono Giovanni Damiani, Giancarlo Doardi, e tutte queste operazioni sono state puntualmente seguite da tutte le associazioni ambientaliste in comune e in regione. L'obiettivo nostro è proprio quello di salvarle per quanto possiamo e di ampliare il numero delle piante che noi inseriremo nella Pineta. Certo è, chi ha deciso quel percorso, evidentemente lo ha deciso perché era l'unico percorso possibile, e siccome io ho la garanzia che quella decisione è stata presa da eminenti ambientalisti, ovviamente il punto di equilibrio in una situazione in cui c'è una città che si muove e che deve rispettare interessi diversi, noi cerchiamo di rispettarlo tutelando tutti, però le opere che si devono fare in questa città si faranno. Si è tenuta questa mattina a Pescara la presentazione della campagna nazionale Libera di Abortire, di radicali italiani e giovani democratici Abruzzo, insieme a diverse associazioni a favore dell'aborto. Parte anche da Pescara la campagna dei radicali italiani e dei giovani democratici Libera di Abortire, una campagna a favore dell'aborto. Esattamente, sono giorni in cui celebriamo i 43 anni di vita della legge 194, e con questa campagna vogliamo tornare a dire che a distanza di tanti anni il diritto all'aborto rappresenta ancora per tantissime donne un percorso ad ostacoli.
percorso ad ostacoli, e voi a tal proposito avete fatto questa mattina anche delle proposte. È così, parte questa campagna da Pescara, da Roma, da Milano, e che si pone l'obiettivo di girare per tutte le città d'Italia, in particolar modo su quei territori che vedono l'obiezione di coscienza a dei livelli molto alti e con tutte le conseguenze in termini di disagi, di stigma, di problematiche che questo comporta. E ci poniamo l'obiettivo di formulare, come abbiamo fatto, delle proposte molto precise e molto concrete rivolte a governo e Ministero della Salute anzitutto. Tra queste, ad esempio, quella di incentivare concorsi ad hoc per personale medico non obiettore, e ancora incentivare percorsi di formazione per il personale medico rispetto ai metodi anche nuovi, ormai riconosciuti da tutta la letteratura scientifica medica, su come poter accedere in sicurezza al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Andiamo a Teramo. Questa mattina a Piazza Sant'Anna l'AZU di Teramo ha presentato il nuovo centro sportivo universitario che sorgerà sui terreni adiacenti alla residenza universitaria di Viale Crucioli. Il progetto, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro, prevede una struttura accessibile anche agli atleti paralimpici. Alla presentazione è intervenuto anche Luca Pancalli, il presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Un intero ettaro confinante con la futura residenza universitaria di Teramo in Viale Crucioli diventerà un grande centro universitario sportivo. 2,5 milioni di euro per una struttura fruibile e accessibile a tutti, ai diversamente abili soprattutto, che potranno praticare sport paralimpici. Il terreno, di proprietà dell'ASL di Teramo, era l'ex vaccheria annessa al vecchio ospedale della città, dove si allevava bestiame per la produzione di latte da distribuire ai degenti. L'utilizzo e la destinazione di questo spazio è nata da un'idea del direttore dell'ASL di Teramo, Antonio Sorgi, che ha presentato il progetto a Piazza Sant'Anna, alla presenza delle più alte autorità regionali e del presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Come sarà realizzato questo centro sportivo universitario? Gli elementi cardini sono quelli che hanno poi ispirato la residenza universitaria che è in corso di realizzazione. Intanto l'obiettivo complessivo è di fare un centro di servizi universitari. Dietro c'è un'area interessante, che abbiamo ritenuto interessante, che sono circa un ettaro, che è di proprietà della ALS e dell'ex vaccheria, e su questa cosa ci siamo un po' concentrati. Abbiamo fatto un accordo con l'ALS informale che va puntualizzato, ma loro sono resi disponibili alla cessione di questo bene. Questo centro sportivo quindi completa l'offerta dei servizi universitari. Quali sono stati gli elementi che hanno caratterizzato questo? Gli stessi che hanno caratterizzato le residenze universitarie, quindi la totale accessibilità, sostenibilità ambientale e recupero di un'area urbana degradata o comunque abbandonata, non utilizzata. E con lo stesso spirito quindi siamo rivolti a questo. A questo punto quindi abbiamo puntualizzato le questioni su tre sport principali, che è la palla a mano, il basket in carrozzina e la torbolo per i non vedenti. E di questo quindi diventa un unicum a livello nazionale, questo centro servizi sportivi totalmente accessibili con una residenza che è totalmente accessibile e offre un'offerta che a nostro avviso sullo scenario nazionale pochi possono offrire, anche in particolar modo sulle summer school, su ritiri o su piccoli tornei che si possono svolgere nel periodo estivo. Man mano che si esce dall'emergenza legata alla pandemia, il Comune di Penne punta fortemente sul rilancio del polo museale e questa volontà è stata confermata anche dalla Sovrintendenza Archeologica di Chieti in visita nel centro Vestino, nel corso della quale sono state concertate nuove iniziative legate alla promozione culturale e territoriale. Stefano Recanati. In vista della prossima stagione estiva, Penne punta molto sul turismo culturale da affiancare a quello naturalistico. Proprio per questo l'amministrazione comunale in questi giorni sta mettendo in campo opere per il rilancio di tutto il sistema museale. Infatti saranno diversi gli eventi messi in cantiere per attrarre visitatori e turisti con l'uscita dall'emergenza pandemica. Nuove iniziative utili a promuovere i due musei cittadini sono stati concertati anche con i funzionari della Sovrintendenza Archeologica di Chieti in visita a Penne
proprio nei giorni scorsi. Le iniziative saranno coordinate con la Fondazione MUSAP e i volontari dell'associazione Pinna Vestinorum. Abbiamo messo in cantiere alcune iniziative che in collaborazione con la Fondazione MUSAP e l'associazione Pinna Vestinorum vogliamo realizzare nelle prossime settimane proprio per attrarre turisti e visitatori. Abbiamo un patrimonio museale di inestimabile valore e con la visita dell'archeologa della sovrintendenza oggi abbiamo effettivamente avviato un percorso che porterà a promuovere tutti i nostri musei, in particolare quello archeologico, attraverso anche dei nuovi reperti che sono tornati alla luce. Quindi l'amministrazione comunale sta lavorando a tutto tondo per rilanciare il nostro sistema museale. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore alla cultura, è al lavoro per creare un collegamento con la riserva regionale Lago di Penne e il centro storico, dove sono presenti i presidi storici della città, al fine di incrementare l'offerta turistica sul territorio comunale. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Dopo l'amara retrocessione in Serie C, il Pescara continua comunque le sedute di allenamento, anche se alla spicciolata alcuni giocatori non di proprietà del Delfino stanno lasciando il Poggio degli Ulivi, risolvendo in anticipo il legame che avevano col club biancazzurro fino al prossimo 30 giugno. Si tratta di Macin, Omeonga, Salvatore Bocchetti, Basit, Odgard, Del Favero, Gut, che hanno anticipato la conclusione dell'attività agonistica con la Pescara Calcio e contestualmente fanno ritorno alle loro case madri. Intanto dagli studi di Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha lanciato il nome di Oscar Magoni come possibile nuovo direttore sportivo del Delfino. Magoni, con esperienza di allenatore in Lega Pro, è successivamente passato dietro la scrivania, prima con il Renate e adesso con la Feral Pisalò. Leoni del Garda, che tra le altre cose proprio oggi saranno impegnati nel secondo turno dei playoff contro la Virtus Verona, che domenica ha eliminato la Triestina dell'ex tecnico biancazzurro Baby Pillon. Da vedere se sarà effettivamente Magoni l'uomo chiamato a costruire la rosa per la prossima stagione oppure no, mentre sembrano stazionarie le quotazioni di Matteassi. Continuiamo a parlare dei biancazzurri. Intervenuto durante la trasmissione replay di Enrico Rocchi, l'ex campione brasiliano Leo Junior ha parlato della delusione per la retrocessione del Pescara e degli ingredienti che servono nello spogliatoio per fare in modo che anche in campo le cose vadano meglio. Ascoltiamolo. Qui da noi in Brasile dicono che ci sono delle cose quando vanno in sequenza. Per esempio, quando una squadra in una nata cambia tanti allenatori. Questa è una regola che di solito ti porta a retrocessione, capito? Un altro discorso è, per esempio, quando non c'è questa amalgama tra la tifoseria, tra la società, è un altro problema che viene ao incontro esattamente della retrocessione. Gli acquisti che si fa durante la nata, bisogna avere un equilibrio grosso. Non so, magari il Pescara, cioè che fa un buon lavoro, lo so, con Felice Mancini nelle categorie inferiori, si potevano mescolare un po'. Sappiamo che la Serie B è abbastanza difficile per i ragazzi, però una mescola tra vecchi, diciamo, e questi ragazzi che vengono fuori. Non sono tutti gli anni che trovi sai, una squadra con Insigne, come Immobile, come Verratti, gente che ti porta a un altro livello. Però tutti questi errori che hanno fatto, diciamo, quest'anno nella Serie B, bisogna guardarli per non fare il prossimo anno. Al contrario, di cercare di riprendere un po' tutto. Perciò penso anche una cosa, Enrico, cioè la mancanza del pubblico, soprattutto la tifoseria, la curva nord, quello lì che incitano sempre i giocatori, anche questo può avere una influenza nel rendimento, diciamo, di tutta la squadra durante tutta l'anno, perché sappiamo noi come sono importanti i tifosi, soprattutto quando sono lì allo stadio. Non voglio fare delle ingiustizie, perché ho seguito i risultati, parlavo qualche volta con qualche ex compagno che vivono a Pescara, però mi sembra che la cosa che mi ha chiamato più attenzione è che la società ha cambiato 3-4 volte l'allenatore. Prima bisogna guardare chi comanda questo spogliatoio, soprattutto l'allenatore. C'è un'altra cosa, i calciatori bisognano
bisogna sapere se loro erano lì soltanto per il stipendio o avevano il minimo di attaccamento alla maglia, che anche quella è una cosa, lo so che sono tutti professionisti, però in certe città, in certi ambienti, bisogna avere il minimo di attaccamento alla squadra o alla maglia che stai mettendo addosso per fare la cosa funzionare. Bisogna che loro possano sapere di come funziona l'ambiente, capito? Non bisogna essere soltanto professionista, bisogna avere qualche cosa in più. Se lo spogliatoio non funziona, è dura che la cosa possa funzionare dentro il campo. Perché quando funziona lo spogliatoio, quando esiste una empatia tra i cacciatori, uno si sacrifica per l'altro. Quando non c'è questa amalgama tra loro, difficilmente la squadra riesce a reagire. Serie D, oggi pomeriggio 4 recuperi nel girone F con Vastese, Pineto e Giulianova a caccia di punti per rilanciare le rispettive ambizioni di classifica. Intanto presto anche la quarta serie potrebbe rivedere il pubblico sugli spalti. Ascoltiamo Jacopo Forcella. 4 recuperi e 3 abruzzesi in campo nel pomeriggio di Serie D. Vastese, Giulianova e Pineto con 3 obiettivi differenti. I biancazzurri di Marco Pomante, dopo il pareggio del capo ai Prati di Fiuggi per 1-1, tentano il colpaccio al Ditella di Vasto Girardi con Della Quercia che rientra dopo la squalifica. Recupero questo della giornata numero 20 e con la possibilità di accorciare sulla zona playoff nella quale adesso ci sono Castelfidardo e Matese. Coi 3 punti il Pineto aggancerebbe il Castelnuovo in sesta piazza in attesa del recupero proprio tra le due squadre. Il tecnico biancazzurro riproporrà la difesa a 3 con Minincleri alle spalle della coppia Minnozzi Romano, quest'ultimo in gol su rigore domenica scorsa. Se il Pineto sembra ormai aver innestato le marce alte che gli hanno consentito dopo la ripartenza di togliersi dalla zona calda, il Giulianova conta di uscirne al più presto, innanzitutto ritrovando il Fadini e poi cercando il bottino pieno in casa contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Giallorossi domenica a riposo dopo il rinvio della gara del Quinto Ricci contro la Priglia, che in attesa di ospitare nella fine settimana il Campobasso capolista, contano di rilanciare ulteriormente le possibilità di salvezza che potrebbero passare, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo anche per l'eventuale rivisitazione dei criteri per la retrocessione in eccellenza, considerati i tempi stretti con cui il torneo di Serie D dovrà chiudersi. Squalificato il tecnico Bitetto, che in tribuna troverà anche De Cerchio, anche lui appiedato dal giudice sportivo. Trasferta invece per la Vastese, che a Montegiorgio cerca un risultato positivo per tenere a distanza la parte bassa della graduatoria. Il pareggio per 2-2 acciuffato domenica scorsa a Castelnuovo fa morale. Di Filippo torna al centro della difesa, davanti potrebbe esserci la coppia formata da Franzese e Mamona, vera e propria sorpresa del girone F. L'altro recupero è quello tra Agnonese e Tolentino. Nel frattempo buone notizie per l'intero movimento di quarta serie, che potrà tornare a vedere il pubblico sugli spalti. Il decreto legge di ieri, che definisce la roadmap per le prossime riaperture, è anche stabilito, tra le altre cose, in zona gialla dal 1 giugno all'aperto e dal 1 luglio anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli per i quali c'è il riconoscimento di interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata. E comunque il numero di spettatori non può essere superiore a 1000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E ora la pallavolo, poche soddisfazioni per il volley abruzzesi, resta in gioco solo l'Altino, eliminate l'Alba Adriatica e il Paglieta in campo maschile e l'Arabona e il Teramo in quello femminile. Sergio Zappalorto. L'Altino salva la faccia, come si dice in certi casi, al nostro Abruzzo. In campo maschile escono di scena sia l'Alba, battuta 3-0 in gara 2 dal San Giustino, che il Paglieta, fermato prima dal Covid e poi dalla rinuncia conseguenziale. Niente trasferta a Casarano, già comunque vittorioso 3-0 all'andata e strafavorito. In campo femminile niente da fare, in B2 per il Teramo, che perde 3-0 a Trestina. Le cose migliori, pur se con l'1-3 finale si sono viste all'andata. Dolorosissima invece l'eliminazione tra le lacrime di una Rabona che,
dopo l'impresa esterna 3-2 in rimonta a Corridonia, ha ceduto in casa per 1-3 nelle immagini alle marchigiane, pur arrivando a un soffio dal successo o, in sua assenza, al Golden Set nella quarta frazione, Dodi e compagni erano in vantaggio 24-22 per poi perdere 24-26. Che peccato. Pazienza, l'estromissione non toglie nulla però allo splendido campionato del gruppo allenato da tempo dal bravo Cesarone. Dulcis in fondo, almeno questo, l'Altino Tenaglia, a cui vanno non solo i complimenti, ma anche gli auspici di un prosieguo prestigioso. Sabato 22 il ritorno a Francavilla, ma il 3-0 netto a Iesi è il viatico più eloquente per passare il turno. A Spicocchi e compagne va il sostegno di un'intera regione. Delle 9 realtà nazionali, dalla A alla B, fra maschi e femmine, sopravvive un'unica rappresentanza, quella appunto dell'Altino di Papa e D'Amico, che merita appoggio e riconoscenza, e la squadra, va ricordato, ha tutti i mezzi per arrivare lontano. E a proposito di volley, questa sera alle ore 21.30 torna Pallavolè, il TG6 invece si ferma qui, la prossima edizione alle ore 19. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.